Signori, buongiorno. Come vedete, ogni tanto il video balla perché le strade di Napoli ci offrono grandi circuiti, come sempre. Sono 30 anni che non le aggiustano mai e vabbè, e ce le dobbiamo tenere così, ma questo è un altro argomento e un altro settore. Torniamo al settore calcistico, perché ieri fondamentalmente nella pausa che io mi sono preso personalmente per le solite cose logistiche, burocratiche e altro, era uscito un nuovo nome dal punto di vista dell'allenatore, così però all'improvviso, cioè senza, diciamo, seguire la scia degli altri, dove si iniziava ad accennare, si diceva, si faceva all'improvviso, così ieri mattina Paolo Sousa del Napoli, non si è capito più niente. Tutta la giornata di ieri è stata dedicata a Paolo Sousa, ovviamente, per chi non lo conoscesse, allenatore attuale della Salernitana, tra l'altro ancora in contratto, giusto per essere chiari, ancora in contratto con la Salernitana, quindi non parliamo di un allenatore svincolato, come teoricamente. E che questo pure è un altro punto, a parte il discorso del modulo che usa, 3-4-2-1, altre cose di Paolo Sousa nello specifico. De Laurentiis, nemmeno in tempi non sospetti, ma vi parlo di 5-6 giorni fa fondamentalmente, era stato anche abbastanza chiaro, nel senso che lui era disposto a fare proposte verso allenatori liberi, non sotto contratto. Cosa che invece è anche Paolo Sousa, come abbiamo visto con altri allenatori che sono passati sul nostro listino. E quindi non si capisce questa storia. Poi vedete, perché ovviamente qual è il discorso? Che anche questo fatto di Paolo Sousa, siccome è il discorso che lui ha contratto con la Salernitana, implica che teoricamente, anzi praticamente, De Laurentiis dovrebbe poi pagare una penale. Ma lui aveva detto che non vuole pagare penali e altro a qualsiasi tipo di allenatore, ed ecco il motivo per cui voleva puntare a allenatori, diciamo, liberi, svincolati da qualsiasi impegno. E quindi già questo di partenza fa pensare, cioè può darsi che De Laurentiis abbia ripensato alla sua strategia. Difficile, non mi sembra strano che lui vada contro la sua stessa politica, tra l'altro politica ripeto, di una settimana fa, quindi mi sembra strano. Però, volendo poi sorvolare questo discorso, la cosa che ovviamente è un po' strana è che questo Paolo Sousa non abbia un grande palmarès, nel senso, come io dicevo all'inizio proprio, no? Quando si era ufficializzato lo scudetto del Napoli e tutto quanto, che sarebbe servito un allenatore con un po' di esperienza. Ma questo Paolo Sousa non è che abbia chissà che tipo di esperienza, anzi, a parte qualche piccolissima parentesi, ma poi se andate a vedere il palmarès di Paolo Sousa non è che chissà che tipo di squadre abbia allenato, quindi non lo so. Ripeto, poi sia dal punto di vista della forma del modulo che usa, sia dal punto di vista dell'esperienza che ha, non è che sia proprio adatto secondo me, a guidare questa squadra. Avevo fatto già ieri questo discorso, ma ripeto, sono stato impegnato io. E quindi ancora oggi, tra l'altro, almeno fino ad ora, che tra un po' sono tra una mezz'oretta, mezzogiorno, si parla ancora di questo Paolo Sousa. Ma boh, ragazzi, io non so cosa dirvi, veramente. Però personalmente la cosa sicura che so di per certo è che il tempo non c'è. Cioè, il tempo continua ad essere meno. Io ribadisco quello che disse De Laurentiis ai giornalisti la settimana scorsa, quando disse: non vi preoccupate, c'è ancora tempo fino a fine giugno, inizio luglio. Ma non è vero proprio. Cioè, nel senso, il tempo c'è, ma non per questo tipo di, diciamo, di movimento dell'allenatore, perché l'allenatore deve avere il tempo proprio materiale apposta per fare il progetto, per vedere la formazione, per vedere se ci servono dei giocatori. Cioè, capite, non è come il calciomercato dei giocatori. Il calciomercato dell'allenatore è diverso da quello là dei giocatori, e quindi si deve concludere. Chi sarà, chi sa, chi è, chi no, chi è, chi non è, non è dato per ora saperlo, a quanto pare. Però De Laurentiis, amico mio, si deve dare una mossa,
Perché veramente le ore iniziano a diventare proprio poche poche, quindi dobbiamo un po' concretizzare. E poi l'altra cosa che vi dico sempre è: prendete tutto con le pinze, prendete tutto con le pinze, perché poi lo sapete, su 100 cose magari due sono vere. Quindi voi sapete bene che molte delle notizie che si leggono di qua e di là sono tutte stupidaggini, sono cose di, come si dice di solito in gergo, di riempimento dei giornali, delle pagine, di riempimento delle pagine. Poi sono due magari le notizie quelle vere, però su 100, 200 fake praticamente, su 200 bufale. E quindi vediamo. Però ripeto, la cosa certa è che De Laurentiis si deve svegliare, perché non si può continuare su questa falsa riga. È troppo, sta iniziando a passare davvero troppo. Ora siamo ancora in tempo, però inizia a passare poi troppo tempo e diventa poi tutto un po' più complicato. E poi si sta parlando di Osimhen, della chiamata del Paris Saint Germain, e ovviamente De Laurentiis ha lasciato i 130 milioni. Lo so, sto bussando anch'io, è quello avanti che non si muove, è Napoli queste. E quindi Osimhen 130 milioni, e vediamo se il Paris Saint Germain sarà, diciamo, pronto a pagare questi 130 milioni. Tra l'altro Nagelsmann, perché Nagelsmann a quanto pare è l'allenatore ufficiale, nuovo allenatore ufficiale del Paris Saint Germain, passato dal Bayern Monaco. E poi si parla appunto del discorso del direttore sportivo, dove pare che ormai Micheli e Mantovani si siano accaparrati fondamentalmente il ruolo di Giuntoli, e quindi siano già all'opera, tra l'altro, sia Micheli che Mantovani, per appunto il futuro Napoli dell'anno 23-24. E da una parte là mi fa piacere, perché Micheli comunque è stato sempre vicino a Giuntoli, e mi fa piacere che continui lui alla fine, che non venga uno proprio nuovo. E quindi do fiducia. E poi, ragazzi, ripeto, c'è da sciogliere questo discorso allenatore, che non e veramente sta diventando una... Io ho scritto l'altro giorno, sta diventando una sorta di telenovela. Veramente sta diventando una telenovela, gossip, una notizia di gossip praticamente. Vabbè, e niente, ragazzi, per oggi questo è. Spero che capi qualche cosa in corso d'opera, diciamo, durante la giornata. Spero che qualche altra cosa capi, perché un po' pochino. È vero che io quest'anno mi fido del presidente, l'ho fatto l'anno scorso e ve lo dico, mi fido anche quest'anno, ovviamente, ci mancherebbe altro. Però il tempo inizia a scarseggiare un po', quindi presidente, ci dobbiamo un po' muovere qua, Vai, ragazzi, qualsiasi cosa io come sempre vi aggiorno. Buon lunedì a tutti quanti. E niente, lasciate like, iscrivetevi al canale, stiamo recuperando un po' di settimane di fermo, siamo stati un po' fermi, ghiacciaia, e quindi mi raccomando, massimo supporto, like, iscrizione al canale, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!